paradis. Les andatis pour être un chevidant. Mi stanno tutte femmine più belle come fosse una pazza. Tu sapete me inventare. O vostre luci danno mi si stella. Io solo rindo cuore per scarpare. O fritterà tu cuore che sta nudo quando sputta la mezzo ma fa amore a niente più. Fa belle nottate fai resta appiccicata ora ci è innamorata. Cerato nemmeno stasera rubano da me. Se tu non danno amore mai a colpo non è solo a noi. Tu non lo sai che c'era vinto l'anno fa. Che ti fa nascere così bello e cattivo come si. Mi dispiace tanto, forse ti ho sbagliato. T'ho detto di continuare. Senza amori volessi, sai in cielo. Fermando ma tu non si può trasire. Dicendo che la mano non è un corpo, vado me la indovinare. Esce il messaggio per te. Tu fa belle nottate, fai resta appiccicata, ora ci è innamorata. Tu sei mariale peccato, ma non vai carcerato nemmeno stasera, non vanno da me. Non amore mai, a colpo non è solo a voi. Tu non lo sai che c'era vinto un anno fa. Tu ti fa nascere così, bello e cattivo come si. Sarai citato in cielo, mi segno. È da molto che mi osservi.
Non capisco perché. Non hai niente da dirmi? Niente, ti ho già detto tutto. E tu invece, Gigi? Papà, è tardi, devo andare a lavorare. Aspetta, dobbiamo parlare. Sì, è vero, ti ho spiato. Ma per il puro piacere di sentirti cantare. No, per giudicarti. Lo so già quanto vale, molto, moltissimo. Ma tu non ci credi. Pensi che io ti prendo in giro, che io non capisco il tuo talento. Tu l'hai vista tratta molto meglio il tuo talento. Devi farlo conoscere, hai capito? Dedicargli ogni momento della tua giornata. E invece perdi tempo. Per colpa di un lavoro idiota che non hai nessun bisogno di fare. Io avevo bisogno di lavorare, perché a casa eravamo in otto. Ho fatto di tutto. Il muratore, il facchino, il panettiere, il portuale. Il tuo invece è solamente un capriccio d'orgoglio. E così il tuo è un capriccio. Tu hai fatto molto per me. Mi hai dato l'amore di un padre vero. Mi hai dato anche il tuo nome, che per me è un onore, ma anche una maledizione. Se frequentassi la gente che dici tu, avrei successo sicuramente, perché soprattutto sarei il figlio del grande Mario Merola. Ma alla fine non riuscirei mai a sapere quello che valgo veramente. Papà, preferisco il pubblico del piano bar, dove nessuno sa chi sono. Mi bastano pochi applausi, ma sinceri. La verità è un'altra. La verità è che hai paura. Scappi, ti nascondi. C'è una sola cosa che ti aiuta a superarlo: la paura. Una paura più forte, come quella del tempo che passa. E ti auguro di provarla presto. Mi capito? Siete aperti il sabato? Ah, sì, sì. Sì, facciamo orario continuato, signora. Posso pagare col banco? Sì, va bene. Grazie molte e torni a trovarci. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci. Gigi, che diavolo stai facendo? Ho appena finito di mettere a posto i vestiti. Non ti preoccupare, cara. Il mio intervento è del tutto gratuito. Dimmi che hai combinato. Niente, sto solo cercando di rispettare i patti. Scelta di qualità, avevamo detto. Perciò non voglio trovare accanto ai miei capi quella robaccia. Nell'attesa di diventare una boutique esclusiva, devo pure pensare a sopravvivere, caro. Se non fai subito una scelta drastica, fai un errore enorme. Perché sei troppo cara per la clientela comune. E sei troppo a buon mercato, tesoro, per quella esclusiva. Anzi, fai una cosa. Restituisci quella roba a Claudio Malfi, a Coco, che sono dei rappresentanti così terra terra, d'accordo? Ma... Comunque non ti preoccupare, la mia merce è tutto in conto vendita. Scommetto una cena che venderai tutto prima dei saldi. Vorrei tanto pagarla questa cena. Ah sì? Però il ristorante lo scelgo io. Ho in mente un bel posticino, orchestra, lume di candela. Proprio come piace a te. Considera che abbia già venduto tutto. Ciao Vanessa. Ciao. Katia, puoi preparare il pacco? Sì, signora. Grazie. Ma stai tranquillo, domani arriveranno. Sì, arriveranno domani. Vuoi i fazzolettini?
Ma compra fazzolettini, per favore. Vattene. No, non ce l'ho con te. Domani. Ciao, ciao. Signore turista? No, italiano. Io qua sono, faccio il piano bar. Ah, tu migrate. Io dratto. Latte da tu. Io migrate, sì. Bravo. Puoi comprare argentino? Non compra. Mi serve. Costa solo. Non costa mi serve. Solo 1000 lire, non di più. Non mi serve. Ma io. Non io, mi serve. Costa solo 1000 lire. Tu dai 1000 lire a me, io do argentino a te. 1000 lire, soltanto 1000 lire. Ecco, bravo. Vieni a me. Grazie, grazie. No, non la voglio, non la voglio accendere. Ma signore, io no, tu dammi 1000 lire e prendi l'accendino. Non mi serve l'accendino. Ma no, io non vuole il tuo limusino. Ah, limusina. La limusina. Ma niente, questa limusina. Mi tengo la macchina. Ma perché tu non prendi l'accendino? Perché? Ma come ti chiami? Io, Ali. Ali? Ali. Ali, direi io. Buongiorno ragazze, come va? Tutto bene? Tutto bene, ciao Gigi. Qui c'è della corrispondenza per te. Oh, grazie. Ciao Gigi, vuoi un caffè? Sì. Guarda che il capo ti vuole vedere subito. Ah, va bene, allora corrispondenza e caffè dopo, d'accordo? Ciao, d'accordo, grazie. Ciao. Ok, ci vediamo dopo. Avanti. Buongiorno, signor De Angelis. Oh, ciao Gigi. Vieni, accomodati. Un attimo e sono subito da te. Allora, ho dato un'occhiata al nostro fatturato. Stai andando alla grande, complimenti. Beh, diciamo che non c'è male. Perciò, per quanto riguarda l'ampliamento della zona, non ci sono problemi, eh? La ringrazio, ma io veramente volevo chiederle qualche giorno di ferie, se non le dispiace. Ma perché? Vai in ferie? Si fa per dire, vede, io durante la settimana lavoro in un piano bar. Se lo ricorda? Sì, sì, già, ma se tu vai in ferie, come farò io coi rappresentanti? Ma perché? Ha preso altri rappresentanti? Sì, certo, li ho presi per le zone libere del nord Italia. Devi essere presente anche tu alla riunione, è molto importante, lo sai. Ormai sei diventato indispensabile. Vabbè, ho capito tutto. Devo rinunciare alle ferie. Bravo, veramente bravo, grazie. Vabbè, grazie, arrivederci. Grazie. Ciao. Del regalo. Signore! Scusa, vuoi comprare tappeti? Tappeto bello, tappeto bellissimo, tappeto... Ma non me la fa. Tappeto buono! È volante! Questo è volante! Tu c'hai il soldo? Dai il soldo! Sì, 50.000! Ma non mi ricordo il tappeto! Prendi! E prendi aereo, così tappeto volante! Mamma mia! A posto. Non ce la faccio, Rosa. Non posso stare senza di lei. Mi è difficile. Lo so, ma devi provarci, altrimenti non ricomincerai a vivere. Non so neanche se voglio. Questo non devi dirlo, non puoi dirlo. Ascolta, la vita è fatta di grandi prove, di dolori incomprensibili. Succede a tutti, solo che a te è successo prima che agli altri. Ma adesso devi reagire. Lo devi a me, a tuo padre, a tutti quelli che ti vogliono bene. Hai capito? Quando vai a cantare? Domani. Ma tornerò lunedì. De Angelis ha ancora bisogno di me. Per questo mese andrò alla Sorrisa solo nei fine settimana. Ah, ma quando imparerai a dire di no? Ma possibile che in questa casa tutti mi debbano rimproverare? Tutti. Ti aspettiamo a cena. Ciao. Vi voglio un mondo di bene. Anche noi. Ciao Gigi.
calza fusa, le coprivano anche il naso, quegli occhiali senza età. Per qualche brufolo sul viso, rimaneva chiusa in casa, con la sua malinconia che le faceva compagnia. Ed io la odiavo, vestita da buttare via, dava quella nostalgia di una vecchia ferrovia. Sembrava fatta con la cera della luna qualche sera, era l'altra sua metà caduta sopra la città. Ed io la odiavo, lo sguardo freddo di un guerriero, 50 chili di mistero, mi portava sfiga come un gatto nero. Come un miracolo annunciato, quell'anatroccolo è cambiato. Ed io ho raccontato è un ricordo del passato che divido insieme a te. Da quando lei si è innamorata ho perduto un grande amico, ma non l'hai capito mai, solo stasera scoprirai che io l'amavo. Sarò un vigliacco per amore, facevo finta di pensare che portava sfiga come un gatto nero. Sono ancora innamorato. Addio. Le coprivano anche il naso, quegli occhiali senza età. Sembrava fatta con la cera della luna qualche sera, era l'altra sua metà caduta sopra la città. Ma io l'amavo. Dobbiamo brindare. Brindare? Sì, brindare. Al tuo primo CD. Ma dici sul serio? Certo che dico sul serio. Ho sentito dire a mio zio, che poi è padrone della Sonrisa, che vuole produrre una raccolta delle tue canzoni chiamando il CD indovina come. Come? Con il nome del locale. Ma sei sicura che non vuole sfruttare il mio cognome? Ma non ti preoccupare, nessuno sa chi sei veramente. Ora continua a cantare, che già smaniano. Vabbè, brindiamo prima allora. Suona, dai. Scrivo nel fiato rimasto sul vetro un po' gelido. Cosa il resto non può cambiare.
guarda come sta succedendo, senza idee. Già sto conoscendo l'inferno, grazie a te. Dentro quegli occhi innocenti di bimba un po' timida, se nascondevano i cosi più brutte da me. Quelle carezze spogliate come erano false, ma mi guarda che bella. Io vorrei sposarmi qua, eh? Ma perché non vuoi? Bella. Forza, vieni, entriamo dentro. Sì. È troppo bella. Se vuoi ascoltare la guaglione, come a te. Piove sconcela e fa paura, sappi c'è fare amore. Io stesso tempo ora lo sto facendo in tuo cuore. Ma se mi manca l'aria, ma sta sai che è la freme. Se non facciamo pace questa sera. Io non voglio andare, hai capito? Non voglio andare, non mi papà. Ehi, a cosa deve questa improvvisata? Guai, ho cattive notizie. Ma pensi sempre a cose brutte. Non posso avere semplicemente voglia di vederti. Ma ci siamo salutati ieri sera. Comunque, buona notizia. Sì, sì. Meglio così. Niente, il proprietario del locale, il signor Polese, mi vuole produrre un CD tutto mio. Ma che cos'è? Non sei contento? Non dici niente? E che devo dire? Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. L'affare lo fa lui, no tu? Sì, ma io non so, non mi sento pronto. Sono contento e non sono contento. Io ho bisogno... ho paura di sbagliare. Io vorrei... Di che cosa hai bisogno? Parlo. Io ho bisogno della tua esperienza, papà. Andiamo. Vediamo cosa si può fare. L'arrangiamento che ho pensato io sarà perfetto per te. Senti, ho un'idea, ma perché non la cantiamo insieme? Dico sul serio, papà. Quando cantiamo insieme? Come? Ah, sì, certo. Ma per me e per te ho in mente una bella cosa. Sono molto contento che ci stai pensando. Come no? Allora senti, io devo solo lavorare un po' sulla musica. Ecco, ho già il titolo. She and Dan. Ti piace? L'ho scritta apposta per noi. Grazie, papà. Vabbè, parliamo d'altro. Ma perché non parliamo un poco di me? Adesso sono adulto. È importante che io sappia. Ascolta. La cosa più importante che devi sapere è che se fosse stata figlia mia, sangue mia, non t'avesse voluto bene come ti voglio bene, ma questa è la sola cosa che conta. Fammi sentire.
Ciao, Ani. Basta un attimo. Come stai? Ma che ci fai tu qui? Avrò diritto anch'io, un po' di riposo, no? Vedo che te la passi bene, Non dirmi che ho già vinto la scommessa. Esatto, tutto venduto. Così mi sono concessa qualche giorno di vacanza. Volevo andare a Positano, ma non avevo la compagnia giusta. E allora sono venuta a trovare una mia amica in crisi. Lei studia archeologia qui a Pompei ed è ospite alla Sorrisa, dove ho prenotato una camera per qualche giorno. Anch'io sono alla Sorrisa, ma come pianista di piano bar. Wow! Sì, alloggio all'Hotel Reginella. Ma è fantastico, così avremo l'occasione di stare insieme. Sapessi che noia, se no. Io e la mia amica siamo sempre sole, tutto il giorno. Beh, allora possiamo vederci. Così ci faremo compagnia. Certo. Comunque ricordati che ti devo una cena. Spero tanto che quel ristorante di cui mi parlavi si trovi da queste parti. Purtroppo no. Ma troverò qualcosa all'altezza della situazione. Ne sono convinta. Vedrai. Ciao, Vanessa. Gigi, è tardi. Andiamo a nanna, anche noi siamo stanchi. No, io mi trattengo ancora un po'. Voglio ancora provare qualche pezzo. Vabbè, ci vediamo domani. Ciao, buonanotte. È da tanto tempo che non la suonavo. Eppure mi sembra di averla già sentita. Ma non è mai diventata famosa. Però è bellissima. Non ti ho mai vista. Infatti non sono mai venuta qui. Non riuscivo a dormire, così ero nella hall. E ti ho sentito suonare. Insonnia? Eh sì, è colpa dei fantasmi che di notte mi vengono a trovare. Ma non è tardi anche per te. Perché non provi a dormire anche tu? Va bene, ci proverò. Però in cambio del consiglio voglio dedicarti una canzone. Lo hai già fatto. Mi chiamo Laura. Ciao. Soltanto una coincidenza, si chiama come lei. E poi le somiglia un po', tutto qua, insomma. No, ma ti dico che è molto di più di una somiglianza. Senti, erano le 3 di notte, avevi bevuto e io ero già andata via. Poi sai che ti dico? Sono anni che io faccio le pubbliche relazioni al piano bar e non l'ho mai vista.
Forse è meglio se la cerchi questa Laura. Magari alla luce del giorno ti sembrerà anche diversa. Ma tu lo sai dove alloggia? No. Allora come cavolo fai a ritrovarla, scusami? Ma non lo so, chiederò in albergo. Spero che qualcuno sappia dirmi qualcosa. Ma vabbè, contento tu, contenti tutti. Comunque in bocca al lupo per la ricerca. Speriamo bene. Laura, hai detto? Sì. Laura, no, mi dispiace. Non mi risulta nessuna Laura. Ma sei sicura? È una ragazza bionda, alta, sui 25 anni. Beh, se non mi sai dire il cognome, non so proprio come aiutarti, non c'è. Lo so a cosa pensi. Pensi che io me la sia sognata? No, ma sai, di notte... Gigi! Che sorpresa! Anche lei qua! Sì, ma purtroppo solo nei weekend. E quindi? Niente giorni di ferie? No, il lavoro mi trattiene ancora a Napoli. Guardi, la capisco, mi creda, perché mio padre è un vero negrero in queste cose. Però, sa cosa le dico? Se ci penso bene, devo farle i complimenti. Oh. Perché se l'ha trattenuto qua, vuol dire che lei è davvero, come dire, indispensabile. Complimenti davvero. Ah, grazie. Io cerco solo di fare il mio meglio. Ma meno male che è così. Meno male che c'è lei. Se non fosse così dovrei restare qui io. Vede, cerco sempre di delegare. Mio padre me lo dice di rimanere. Ma finché si può, è meglio. Così uno può fare ciò che vuole, non crede? Come no? Per esempio adesso devo salutarla, perché ho l'aereo alle 5 che mi aspetta per Monte Carlo. Il rally. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Buon viaggio e buon divertimento. Arrivederci ragazzi, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Buon viaggio. Grazie Vittorio, dai, sbrighiamoci, non vorrei perdere l'aereo. Mi aspettano. Mauriti Gadda del Resort. Gigi, ma chi è quello? Quello, il figlio di De Angelis. La sua spina nel cuore. Praticamente un assoluto buon a nulla. Sarà pure un buon a nulla, però non è mica che se la passi tanto male. Lo so, è il solito figlio di papà, che da solo non ha mai pagato nemmeno una bolletta del telefono. A proposito di bollette, devi pagare il conto del telefono. Oggi è il 15. Oggi è il 15? Oh, mamma mia, ma sei sicuro che è il 15? Madonna mia! Vuole altro, signor De Angelis? No, grazie. Buon compleanno, capo. Oh, Gigi, che piacere. Auguri. Grazie. Siedi, te ne sei ricordato. Anche lei si ricorda sempre del mio. Rimani a pranzo con me. Ma non... No, ma tanto Sergio non verrà. Se n'è scordato, anche stavolta, come sempre. Prego. Grazie. Ora brindiamo. Auguri. A cosa brindiamo? Alla tua felicità. E al suo viaggio intorno al mondo. Buono. Buono, non c'è male. Quando è che si deciderà a partire? Purtroppo qui c'è ancora bisogno di me. Invece io credo che Sergio prima o poi cambierà. Non è così facile, credimi. Lo so. Se voi due almeno foste diventati amici. Ma lo sai che io conto molto su di te, vero? Lei lo sa che dopo mio padre è la persona che io stimo e rispetto più di tutti. Ed è per questo che voglio festeggiare con lei anche il mio primo disco, che sarà prodotto molto presto dal proprietario del piano bar della Sorrisi. Ma è meraviglioso! Al tuo successo! Grazie. Mi abbandonerai, eh? Andrai per la tua strada, non è vero? Ma siamo appena agli inizi. Al mondo in cui ti vuoi avventurare, credimi, è pieno di insidie. Stai attento. Stia tranquillo, non l'abbandonerò mai. Almeno non prima di averla messa nelle condizioni di fare il giro intorno al mondo. Alla salute. Pronto? Pronto. Ciao Gigi, sono Vanessa. Ah, ciao Vanessa, sei tu? Devo vederti. Come? Non sento bene. Pronto, devo parlarti. È una cosa importante. Veramente, oggi sono molto stanco. Scusa, possiamo vederci domani? No, dobbiamo parlare dei nuovi ordini. E dobbiamo per forza incontrarci oggi. Se vuoi, possiamo pranzare insieme con la mia amica. Sai che allegria. Se mai pranziamo noi due da soli. E lasciale a casa.
No, 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 non posso lasciarla da sola. Ti prometto che è la prima e l'ultima volta che pranziamo con lei. La prossima volta saremo soltanto io e te. Allora ci vediamo all'1:30 al ristorante da Gennaro, al porto. Ok, un bacio. Ciao. Ciao Vanessa. Ciao, ciao. Amicio! 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 Ma l'ho detto tu? Ma stai sempre da me. Compra rosa. Non mi serve. Per tua ragazza. Non ce l'ho. Per tua amica. Non la tengo. Tua compagna. Non ce l'ho. A Kumara? Manca tengo, non tengo niente. Ma allora prende, non c'è problema, io metto in cu. Che ri? Metto in cu. A me? Assorbe. No, io metto in conto, tu paghi a fine mese, a rate. Ma è una vita che paghi in contanti. Ma come... Ciao! Ciao! Oh, guarda chi si vede, l'amica dei fantasmi. Esatto. E i tuoi fantasmi, come stanno? Siediti. Oh, grazie. Ma che cosa ci fai tu qui? Credevo che non ti avrei più rivista. Ti ho cercata, ma in albergo nessuno ti conosceva. Ma io so nascondermi bene. Ci beviamo qualcosa insieme? Sì, volentieri, ma sto aspettando un'amica. Senti, posso chiedere qualcosa? Ma non dirmi che per caso è quella. Sì, è lei. Ah, vedo che già avete fatto conoscenza. Sì, proprio così, ma ci conoscevamo già. Ah, davvero? E da quando? Oh, da molto, molto tempo. Già, dell'incredibile. Quando è così possiamo risparmiare le presentazioni. Amore, sto morendo di fame. Ordiniamo qualcosa da mangiare? Sì, subito. Cameriere! Signore! Signore! Nonna mi burcosta di... Io ho seguito, io furbio, furbio, furzio! Tu furbo? Io te gli andrò a chiamare, capisci? No, bravo, come, non capisci? Tu c'hai una ragazza, due, e io do due rose, uno a te, uno a te. Quant'è? A piacere, fai tu. Tieni, dammi il resto. Resto? Non c'è, io avrei finito la giornata, non resto. Ciao, grazie signore. È bella, ma fatela da voi. Bro, vogliamo mangiare per cortesia. Cameriere. Strapperei quel calendario che segna già quel giorno inutile. Senza te, fabbrai che vena fa, c'è tu che festeggia con me. Quanti baci per uccina da ci regalati fino un anno fa, non ci vede bigliettine, sporche cioccolate, che ti fa basare, con tanti innamorati, rinda sta strada, non sto accorgendo da mancarmi a te. Ho potuto trovare che punto, forse mi sarà tu posto mio con te. Perdere il giorno avvorato, bene stai urlato, senza mia pietà. A sta Valentino cuore, soffre il cioè Natale, non so chi resta. Si innamora per regala, rinchi magazzino, non si va a trovare. Io da sono rimasto solo, farà sti petri. Ferma fa, chi tu vieni innamorato con tuoi cendolini, ma torno a capa, ma roba telefonata, la risposta va, ti ha ricco non ci sta, bamba facerà da moda, meglio stasera. Di cartone dentro una vetrina su un pacchetto blu,
serve solo da regalo, forse tale e quale come tieni tu. Ma quando innamorato pure già sposato e stavi abbracciato perché cammina, sto morendo era paura, cace stai tu pure mi sa che sto cammina. Ma complimenti, certamente da Mario Mera lo potevi uscire solo un artista. Sono certo, Tommà, che Gigi raggiungerà un grande successo. Non da fa strada. Poi si vedrà se diventerà quest'artista che dite voi. Se sorroso, fioriranno. Tommà, non lo volete ammettere che vostro figlio è bravo, eh? Signor Poli, andiamoci a mangiare la bella spigoletta che ci hanno preparato. Accomodatevi, prego. Forse è meglio, andiamo. Grazie. No, non ci credo. È incredibile, ma è così. Ciao Vanessa. Ciao Gigi, come stai? Bene, grazie. Ciao. Complimenti, ieri sera sei stato fantastico. Scusa Vanessa. Grazie. Sì, ti posso parlare un momento? Senti, forse ti sembrerà strano, ma che ne dici se domani ci vediamo da solo? Ma come, Vanessa? Ma non lo so. Io gliel'ho detto, ma lui fa finta di niente. Ma trova una scusa, dai, ho bisogno di parlarti. Va bene domani alle 11 all'ingresso degli scavi di Pompei? Ok. Proprio no, devi scusa un momento, eh. Vabbè. E allora? Vogliamo andare al bar? Certo. Ah, sì. Andiamo da questa andiamo parte. D'accordo, arrivederci. Ragazzina, mi improvviso come fermo, non ci avrò da sparare.
guidare la guida di Pompei? Sì. Come ti chiami? Bartolo. Che bel nome. Quanto costa? 13. Sei grande. Quanto costa? 10.000. 10.000. E lo sconto? Ci fai lo sconto? Mi dispiace, non posso fare lo sconto. Abdullah. Signore! Guarda bello cane. Bello, che bello cane, guarda. Signora, vieni. Io pulisce, signora. Signora, io pulisce. Puoi comprare le cose? No. E prende questo. No. E poi questo. Cos'è? E prende questo. E poi questa. E prende tutto. Questa è buona. E ti marca, guarda. Si prende tutto. Questo è buono. Dai 100.000. Centomila. Metti dentro. Grazie, signore. Io do un regalo. Io faccio un regalo. A cucchiarello. E caccia fa? Il ragù. Grazie. Posso avere la 106? Sì, subito. Grazie. Allora posso rivederti domani o hai intenzione di ricomparire ancora? E Vanessa? Ecco, cosa dirà? Ma tra me e Vanessa non c'è niente. Lei non la pensa così. E poi una mia cara amica. Non mi va di farla soffrire. Allora devo soffrire io. È esagerato. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Va bene, ci sentiamo dopo. Non ho più intenzione di intervenire per salvarti. È ora che ti prenda le tue responsabilità. Ma se si tratta di una sciocchezza, è un piccolo investimento. Un debito di gioco non è un investimento. Non hai neanche il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Senti, ti prego, dammi almeno la possibilità di ridare i soldi che mi rinfacci. Fammi lavorare con te. Ci hai provato decine di volte. E sei stato capace solo di distruggere tutto quello che gli altri avevano costruito. Statta zitto. Gli altri? Stai parlando del tuo pupillo. Stai parlando di Gigi, vero? È una persona capace, leale, sincera, onesta, tutto quello che non sei tu. Sai cosa ti dico? Tienitelo il tuo Gigi. Tienitelo. Io continuo a fare a modo mio. Pensavo fossi in coma irreversibile. Beh, sai, ieri sera ho fatto un po' tardi. Un po' tardi? Era notte fonda. Ma lo sai che non riesco a dormire, purtroppo ho l'insonnia. Eri sola? E tu come hai dormito? Bene, grazie. Hai visto Gigi per caso? Quasi quasi lo metto di fronte al fatto compiuto. Prenoto io il ristorante per questa sera. Ma di chi stai parlando?
Di Gigi. Sai, è un anno che cerca una scusa per invitarmi ad uscire. Ma lui è un ragazzo molto timido. E penso che abbia anche un po' paura di me, quindi è meglio che prenda io l'iniziativa. Questo caldo è terribile, l'aria è irrespirabile. Io mi faccio un bagno. Tu non vieni? No. Per il tuo compleanno, Gigi. Ciao, Laura. Ciao. Cosa c'è? Non ti piacciono le improvvisate? Ma che dici? Belli questi fiori. Chi te li ha mandati? Un nuovo ammiratore? Me li ha mandati la direzione dell'hotel. Dimentichi che oggi è il mio compleanno. No, non me lo dimenticherai mai. Vieni qui. Anche se abbiamo litigato, io ti penso sempre, lo sai. Guarda. Questo è per te. Ti piace? Vieni qui. Girati, provalo. Cosa c'è? Non ti piace? No, lo trovo bellissimo. Solo... che... non è necessario che tu mi faccia dei regali così costosi. Lo so. Lo so che tu non mi ami per questo. Altrimenti non te li farei. Laura, tu sei l'unica persona che mi ha voluto bene nella mia vita. Io senza di te non ce la farei. Speriamo di divertirci. Buonasera. Buonasera. Prego, entrate pure. Allora, buonasera. 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 Salve. Prego, accomodatevi. Ho trovato il posto che fa per noi, le Galassie. È un ristorante, è aperto fino alle 4 e ho già prenotato. Bene. E la tua amica Laura? Ma non lo so. Ah, credo proprio che Laura questa sera sia molto impegnata. Ciao, Laura. Ciao. Gigi, conosci Sergio? È il fidanzato di Laura. Ma certo che ci conosciamo. Non sapevo che lavorassi al piano bar. Bene, te l'avevo mi detto. Fa piacere rivederti. Proprio una fortuna. Senti un po', è il compleanno di Laura. Una bella combinazione, ci dedichi qualcosa? Buono, ci fermiamo volentieri. Qui. Ti dispiace? Va bene. Scusami, se con te sono stato nel letto anche a volte romantico. E che ne verrà a stringere forti in mie braccia la penna. A metà. Scusami se ho cenato con te qualche volta col fiori sul tavolo. Ti ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere. Pronto pure a portarti la luna dal cielo qua giù. Potevi dirmelo. Non ti sto mandando al diavolo. Se avessi
quanto bisogno di te, ma tu non hai più interesse per me, e senza prezzo quel mondo per dare al tuo corpo anche l'anima. Scusami se con te sono stato nel letto anche a volte romantico, e credevo a stringere forti in braccia una femmina, regalandoti tutto me stesso e mai niente a metà. Non c'è che dire, davvero bravo. Sai che è una bella coincidenza. E siccome piaci così tanto a Laura, io vorrei regalarti a lei per 2 ore, eh? Che ne dici? Non ti piace l'idea? Canti solo per noi due, tanto qui fra poco se ne vanno tutti. Mi sembrano un po' annoiati? Annoiati, eh? Ma non mi sembra giusto, queste persone hanno pagato il biglietto. Hanno pagato? Ne fa una questione di soldi, hai sentito? Io posso pagare, hai ti capito? Prego, lasciami stare. Andiamo via. Lasciami stare. Per favore, ti prego, Sergio, Laura, andiamo. Per favore. Per io posso favore. Pagare, andiamo. È l'unica per cosa favore. Che so fare nella mia vita, hai capito? Guarda questi, sono per te. Forza, canta adesso. Aiutatemi, fermate, portiamolo. Canta, qua. Suona per me. Lasciami stare, lasciami qui, forza. Lasciami qui, ho detto. Senti, ti conviene dirmi la verità. Quante volte sei uscita con lui? E guardami, rispondimi. Hai fatto l'amore con Gigi? Ah, che importanza ha che io ti dica di no? Tanto non mi crederesti mai. Sì. Sono appena arrivato. Senti, chiamami più tardi. Ti ho detto che sono appena arrivato. Chiamami più tardi, ne parliamo domani, ok? Va bene, va bene. Senti, tu adesso vieni via con me, intesi? E poi domani ti faccio riaccompagnare da Vittorio, ok? Vieni, ho detto vieni! Ciao, buonasera. Dove mi vuoi portare? A vietarti di usare il mio nome? Ma è una squallida menzogna. Lo capisci? È un complotto del tuo pupillo per togliermi definitivamente di mezzo. Ma mi prendi per stupido? Guarda che prima che uscisse l'articolo su questo giornale, la direzione dell'albergo mi aveva chiamato per dirmi tutto quello che avevi combinato. Ma non capisci? Sono stato costretto a difendermi. Mi ha offeso davanti a tutti e importunato la mia donna. Non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Invece che a me credi a tutto quello che ti dicono gli altri, vero? Certo, perché ti conosco. Guarda che su di te c'è una denuncia per rissa e questa volta non intendo tirarti fuori dai guai. Non è la prima volta che Sergio si comporta così, ma alla fine Laura lo perdona sempre. È una vita che stanno insieme. Uffa, Gigi, non ho più voglia di parlare di loro. Scusa, ma la scena di ieri è stata una cosa penosa. È che Sergio è il figlio del mio capo, una persona che io stimo molto, alla quale sono legato. E invece Laura? Laura, che cosa? Ti piace? Devi metterti in testa che Laura e Sergio non si lasceranno mai.
È una bellissima serata, perché non andiamo a farci un giro? Pensavo che ti piacesse questo posto. È stupendo. Se è per questo, è un bellissimo posto, Vanessa. Ho detto solo che ho voglia di aria. Cerca di capire. Non c'è nessuno stasera? Stasera niente musica, pare che il cantante si sia ammalato. Grazie. Prego. No, non c'è, ha lasciato la stanza nel pomeriggio. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Scusami, disturba? No, no, entra pure. Grazie. Come va? Meglio, grazie. E tu? Bene. Vedrai che le cose andranno a posto tra te e Sergio. Hai visto Gigi per caso? Sì, l'ho visto, ma non per caso. Ah. Sai, ho un sacco di cose da raccontarti. Ieri sera, per quanto è successo, lui... Sì, 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 ho capito. Era un po' giù. E così ho pensato di proporgli di stare un po' da soli e ha accettato e siamo usciti insieme. Ah, bene, brava. Vai avanti, continua. Sono molto contenta per voi. Ah, Laura, dimenticavo. Sì, dovrò cosa? Lasciarti sola per qualche giorno. Oh. Devo andare a Napoli, sai, gli affari mi chiamano. Mm. E poi domani sera mi vedo con Gigi. Ah, cenetta intima e poi... Ah, tesoro, vorrei che tu fossi felice quanto lo sono io. Buonasera, signorina. Cosa le preparo? Un aperitivo. Ne prepari due. Gigi! Pensavo che fossi a Napoli. Ci stavo fino a poco fa. Mi dispiace per quello che è accaduto. E che non ho avuto il tempo di parlarti. Neanche io. È per questo che sono tornato qua. Sai, io e Sergio ci conosciamo praticamente da sempre. Solo che da ragazzo era una persona completamente diversa. Entusiasta, allegro, pieno di sogni. Ma poco a poco è cambiato. Nella sua vita deve essere successo qualcosa. Qualcosa che a me è sfuggito. Ero lì e non me ne sono accorta. Ma ne sei innamorata? Non lo so. Ma credo che sia sincero quando dice che sono l'unica persona che l'ha amato davvero. Senti, Laura, io vorrei che tu domani venissi con me. Dove? In un posto dove non ho mai avuto più il coraggio di tornare. E Vanessa? So che domani sera starete insieme a cena. Ma Vanessa è solo una buona amica e basta. Ma adesso pensiamo a noi. Quando ho conosciuto Laura non sapevo niente di me, tranne il fatto che ero un ragazzo sfortunato, ma che grazie a Dio avevo trovato una bella famiglia.
Vivevo pensando che dovevo accontentarmi di essere stato salvato. Con lei tutto è diventato chiaro e facile. Ho scoperto la musica che mi ha dato la forza di continuare a vivere. Poi un giorno l'ho perduta. È accaduto qui. Guidavo io. Tu le assomigli in una maniera straordinaria. Ma non è solo per questo che mi sono innamorato di te. Sposare. Avete mai litigato? Come? Una volta mi voleva lasciare, ma solo per colpa della mia gelosia invadente. Pensa, un giorno non le ho permesso di andare al compleanno della fidanzata del fratello. Ad un innamorato io perdonerei tutto. Veramente? Certo. Riuscirei a perdonare qualsiasi cosa all'uomo che... Parli di Sergio? Parlo di chiunque mi possa fare innamorare. E in qualsiasi momento. Ma adesso beviamo qualcosa. Si è fatto tardi e sono stanca. E vorrei andare a letto. Va bene un lacrima, Christy? Me ne versi un po'. Subito, signorina. Va bene, grazie. Chiedo scusa. Vuole ordinare da mangiare? No, non ancora, la chiamo io. Come vuole. Chiedo scusa, signorina. Lei ha deciso? Perché sa, si è fatto tardi e stiamo per chiudere la cucina. Non fa niente, non ho fame, grazie. Come vuole lei. Hotel Reginella, buonasera. Pronto, buonasera. Potrei parlare con Gigi, il pianista? No, non c'è. È partito stamattina per Ischia. E non ha lasciato nessun recapito? Ha detto che avrebbe alloggiato alla regina Isabella. Va bene, grazie. Buonasera. Buonasera. Ciao, sono Vanessa. Mi passi Laura, per favore? È partita stamane per Ischia.
Per Ischia? Sì. E perché? Questo non lo so, mi dispiace. Ma ha lasciato un numero o qualcosa? No, e neanche ha detto quando sarebbe rientrata. Vuole lasciarle un messaggio? No, grazie, buonanotte. D'accordo, buonanotte. Operatore 320, desidera? Per favore, il numero dell'hotel Regina Isabella di Ischia. E poi? Da quel momento che è successo? Sì, da quel momento in poi il destino è stato molto generoso con me. Le cose si sono sistemate e sono andate per il meglio. Pronto? Pronto. Ma chi è? Forse è per te. Pronto? Pronto? Ma chi è? Pronto? Mo? Avranno sbagliato stanza. Sergio. Vanessa. Che ci fai qui a quest'ora? È successo qualcosa là? No, no, stai tranquillo. Non preoccuparti, nulla di grave. Ma come niente di grave? Io ti pago per sorvegliarla, non per stare in vacanza. Sergio, calmati. Vieni un attimo, ti devo parlare. Ciao, ciao, sono Sergio. Sì, ascoltami. Fatti trovare domani mattina all'imbarcadero del Molo per Ischia. Molo Beverello, sì, ascoltami per favore. Ok. Non ti preoccupare per Alessio, ci aspetta al porto di Ischia. Mi raccomando, abbiamo un lavoretto da fare. È un lavoretto per te, sii puntuale. Ok. Sì, va bene. Non ti preoccupare. Ti faccio arrivare in tempo i capi che hai ordinato. Risolverò tutto. Va bene, non ti preoccupare. Ok? D'accordo? Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dovresti darti da fare. Dovresti comporre dei pezzi nuovi per inserirli nel CD. Perché non torniamo a Napoli? Così ti metti subito al lavoro. Ma sei pazzo? Io non ho nessuna intenzione di muovermi da qui. Anzi, ho bisogno di riposare. E tu rimarrai con me. Dai, vieni qua. Lo sai che non è possibile. Abbiamo deciso che prima dobbiamo parlare chiaro con Sergio. E non sarà una cosa facile. Eh già. Sai, ho sempre avuto l'impressione che lui portasse rancore verso di me. Anche prima che ci fossi tu fra di noi. Ho sempre avuto la sensazione che quello stronzo mi odiasse. È incredibile. Che cosa? In certi momenti tu le somigli ancora di più. Proprio come lei. Sembri una persona di passaggio, ma che torna sempre quando c'è bisogno di lei. Come gli angeli.
visti, Sergio. E allora? Non si sono mossi di lì. Sei certo? Sei sicuro? Sì, ne sono sicuro. Sono a Regina Isabella. Bravo. Sono rientrati ieri sera e non sono più usciti. Hanno fatto il giro dell'isola, li ho sempre seguiti, ma non si sono accorti di me. Bene, okay. Hai fatto un buon lavoro. Adesso tocca a noi. Allora andiamo, d'accordo? Tu vienici dietro. Ok, muoviamoci, dai. Tutti e due. Hai capito? Vittorio, è arrivato il momento di pagare il tuo debito. Prendi questa. Prendila. E vagli a sparare a quello stronzo. Sparagli alle gambe, quel figlio di puttana. E mi dimentico tutti i milioni che mi devi. Favore per favore. Non ti preoccupare, ti tiriamo noi fuori di galera. Dai. Vai. Favore per favore. No, aspetta. Vieni, vieni dentro. È un problema fra me e lui. È una questione d'onore. Alessio, vai, ci vediamo a Napoli. Va bene. Perollo! Perolla, perelle, perola! Fai comprare! Ma che c'è comprato? A Zap! A Zap! Putta vecchia, e prende nuovo! Ma... Arresme, a Samaracata! Ma che stai dicendo? Io sono tuo vicino, io ho tradotto te in mia lingua. Buru, dai, comprai qualcosa. Grazie, sì. Signore. Ah, sì, no. Ma davvero tu? Ho pure la zappa, mo. Ciao, papà. Voglio, ti ho voluto incontrare fuori di casa per non farmi sentire e vedere da rosa. Gigi, guarda in faccia. Cosa sta succedendo? Ma niente, papà, è solo una tua impressione, devi credermi. Ti conosco troppo bene. Ricordati che certe femmine sono pericolose. E tu ci stai cadendo. No, papà, ma che dici? Non ne ho vero. È solo una semplice amicizia femminile. E poi sai, l'unica donna che ho amato è stata Laura. Però Dio ha voluto diversamente. Purtroppo per... Laura! Laura! C'è sempre una Laura che ti tormenta. Papà, ma come fa capire? I genitori devono parlare con i figli, altrimenti non li possiamo aiutare. Ma non ti preoccupare, io non ho bisogno di aiuto. Ah, sì? Ma sei proprio sicuro? Ma, papà, perché mi parla così? Nella vita c'è stata femmina e femmina. Quelle che si possono toccare e quelle che non si possono toccare. Gigi, ma tu mi hai capito? Papà, ma io... Gigi, dammici a prendere un caffè. Allora, Vanessa? Che cosa c'è di tanto importante da farmi arrivare qui di corsa? C'è che mi so guadagnare i soldi che mi dai. E sarebbe a dire? E sarebbe a dire che ti ha portato via la tua bella Laura. Visto che la cresca continua e più di prima. Poi farcela rubare da un proprio dipendente. Senti, spiegati meglio. Che cosa stai dicendo? Non c'è niente da spiegare e niente da dirti. So solo che stanotte partono insieme e quindi, se riesci a fermarli, buon per te. Vedremo. Avevo già in mente qualcosa per quei due. La farò questa sera. Vedo che l'hai apprezzato, sono contento che ti piace. Lo sai, ti dona moltissimo.
Cosa c'è? Hai paura di me? No, è che mi hai colto di sorpresa. Lo sai che le sorprese sono la mia specialità. E tu sei bellissima. Lasciami. Che hai? Ho solo voglia di baciarti. Avanti, baciami. Sergio, lo sai che è tutto finito tra noi. Ma come è finito? Sì. Cosa dici? Sì. Vieni qua. Vieni qua. Tu sei mia. Brutta puttana. Hai capito? Non devi scaricarmi, non puoi. Tu devi fare quello che dico io. Mi ha portato via tutto. Ma non riuscirà a portarmi via anche te. No, no, non è giusto, no. Attenti. Ma questo cantante bello non lo supporti più. Hai compreso? Oh, ciao Lello. Ehi, ciao, ciao Gigi. Bravo. Allora, quando è che scrivi una nuova canzone? Sì, l'ho già scritta. Si chiama La spada nel cuore. Sicuramente vi piacerà. Non ce la fai a chi sui, perché non ce la faccio. Va bene, ci vediamo dopo. E questa canzone popolare è tenuta. Non ne hai, capito? Lo mare, oh, oh, lo sole, oh, oh. Questa è volare. Questa è tunisina. Dai, compra, costa poco. Ah, ci capita, quanti anni? Dai, 100.000. No, no, leva delle andecce. 50 bene. Allora, 50. Ah, ma come ci fatta a passare su di film? Burisci. Stronzo. Eh? Ma che bu? No, io Sergio. Ti ammazzo. Ma signore, lui è mio amico. Amico mio. Oh. Iacco schifoso. Adesso t'ammazzo io, pezzo di merda. No, non mi sporco le mani con te. Non ti darò questa soddisfazione. Non la meriti, sei un verme. Prego. Ma non ho chiesto l'acqua. Sai bene che non puoi bere altro, eh? La pillola. Ma sei contenta? Sì, sono contentissima. Vabbè, vi lascio soli. Con questa penso che guarisca. Non si fida di me. Mi tratto come un ragazzino. Ti vuole bene. Lo so, lo so. Se non ci fosse Gigi sarei preoccupato per lei. Non riesco ad immaginarla senza di me. Ma che diavolo stai pensando? Beh, lasciamo stare. Veniamo al motivo della tua visita. Non riesci ad immaginarla? Temo di sì. Lì. Come stai? Come sto? Io potevo venire lì, ci ti hanno dato una cena per la fortunatamente, ma sono subito cagato sotto. Tenevi i cibi sotto maglione. Ma tu sei lì? Ah, ma perché tu a verità pensavo che eri turisina?
Io sono più napoletano di te, Gigi. Ma che figlia latrina. E chi so credo? E che può fare? Capo di fatica a Napoli, fa solo l'extra comunitario. È brava lì, è brava lì. Ma lo sai che tu mi hai salvato la vita? E mo che posso fare per te? Mi accompagna subito a casa, perché me ne c'hai, ha già preparato la valigia. E me ne vado in Tunisia. A Tunisia? E come fa? Ehi, che Tunisina a Napoli non si può fare, caffè napoletano a Tunisi. Si sembrano figli e latrini, ci sarebbe da fare. Andiamo su. Fammi resti, accompagnami a casa. Sergio, questa volta rischia la galera. Ti prego, Mario, tu sei l'unico che può convincere Gigi a non denunciarlo. Non sarà difficile nascondere i fatti. Possiamo dire che il colpo è partito accidentalmente, che doveva essere tutto uno scherzo, eh? Sergio ha sparato addosso a un uomo che solo per caso non era Gigi. Ti rendi conto quello che dice? Sai che penso? Lo stai negando due volte. Due volte! Nella vita e nella morte! Non bestemmiare! Solo Dio è testimone del mio grande tormento. Mario, tu mi capisci, vero? Ciao, papà. Che state facendo qui a quest'ora? È tardi. E perché state urlando? Buonasera, signor De Angelis. Ciao. Come sta quel ragazzo? Fortunatamente si è salvato perché aveva dei CD sotto al maglione. Mi dispiace, sono davvero mortificato. Scusate, ma si è fatto tardi. Io devo andare. Ciao Gigi, scusate. Buonasera. Papà, è stato terribile. Lo so. Potevo ucciderlo. È stata questione di un attimo. Ma non l'hai fatto. Ma perché? Perché non l'ho fatto? Che cosa mi ha trattenuto? Eppure era lì immobile. Avevo la sua vita nelle mie mani. Sembrava quasi che mi invitasse ad ammazzarlo. Sì, andiamo a buono, ma tu spieghi, ma essere disposto ad ascoltare la verità. Una verità che potrebbe cambiarti la vita per sempre, figlio mio. Tanti anni fa, di fronte all'appartamento dove io abitavo, quando io ancora non ero nessuno, c'è Stefano Aguaglione, graziosa, riservata e di buona cultura. Amava la musica ed è stata una delle mie prime ammiratrici. Si chiamava Lucia e conoscette un giovanotto appartenente ad una famiglia ricca, molto in vista in città. Ancora oggi mi sembra di vederla sul pianerottolo, mandarinde in mano, a parlare d'amore. Io spesso si disturbavo perché rientravo sempre tardi dal lavoro. Essa mi diceva: signor, ma quando io e Lucia ci sposeremo, la prima partecipazione sarà la vostra. E rispondeva: grazie, grazie, avvisatemi in tempo, perché voglio farvi un bel regalo. Canterete per noi? Con piacere, dicevo io. Mi sarebbe piaciuto davvero farlo. Ma non si sposarono mai, perché la famiglia di Ruglie lo impedì. Perché Lucia era una semplice e povera insegnante, non degna della loro posizione sociale. Lasciarono che si vedessero finché non nacque il bambino. Killo creatura, sei tu. Ma allora chi è mio padre? T'ha visti nascere. Mentre tua madre morì per darti alla luce, finché la famiglia non venne a conoscenza della faccenda, a tuo padre lo mandarono via da Napoli e tu eri diventato un grosso problema. Ma dopo un anno lui tornò e sposò una ragazza molto ricca ed ebbero un figlio, Sergio. Sì, Sergio è tuo fratello, da questo non l'hai uccisa. È Mario De Angelis, il tuo vero padre. Dopo la morte di Lucia sei stato cresciuto dai nonni. Prima che morivano ti affidai a me. È stata la scelta più felice della mia vita. Adesso è tutto chiaro. Mio padre ha cercato di darmi quello che mi aveva negato ed ha scaricato su Sergio quello che non era altro che una sua colpa. Credo che non l'abbia mai accettato. E Sergio ha sentito tutto il suo rifiuto. Ma adesso le cose possono cambiare. E tu puoi fare in modo che succeda. Non volendo gli hai portato via tante cose. L'affetto di un padre, la sua stima,
la sua donna. Lo capisce? Cosa provi per quella ragazza? Papà, io credo di amarla. Credere non basta. Credere non basta quando c'è in gioco la vita di due persone. Ma sei sicuro che volebbe una essa e non ricordi della tua Laura? Vai da tuo padre, vai da lui. Sono 30 anni. Sono 30 anni che ti aspetto. 30 anni. Buongiorno. Ti ho preparato una bella colazione. Cornetti, tè, aranciata. Proprio come piace a te, papà. Rosa. Sì, papà. E Gigino non fa colazione. Ma Gigino è andato a casa del padre. Il padre. Troppo 30 anni. Se vuoi, se mi vuoi io sono in cucina, eh. Oh, padre. Oh, oh, oddio. Stavi aspettando? Sì. Mi vuoi uccidere veramente stavolta? No, non è per quello, è che abbiamo un sacco di cose da dirci, non credi? Tante cose da dirci. Senti, c'è Laura che vuole salutarti. Salutarmi? E perché? Ecco, perché partiamo insieme qualche giorno e allora... è la che ti aspetta. Vai. Ciao, Laura. Ciao, Gigi. Sono venuto per salutarti. Sergio mi ha detto che è partito. Sì, abbiamo deciso di partire. Abbiamo deciso di allontanarci per un po'. Sai, ho saputo tutto e vorrei soltanto che tu mi capissi. Ma non c'è niente da capire. Sergio, nella vita, solo me. È da moltissimo. Adesso sono io ad invidiarlo. Devi stargli vicino. Ha tanto bisogno di tutti noi, lo capisci, e soprattutto di te. In questo momento di pace e di sorpresa. E tu dimmi, ora di che cosa hai bisogno? Sei sempre stato alla continua ricerca di rasserenare il tuo animo, la tua esistenza. E alla fine ce l'hai fatta. Anche tu stai in pace adesso. Grazie a lei. Spero tanto che non mi abbandoni mai. Ciao, Laura. Ciao.
Pronto? Rosa, che c'è? Rosa! Rosa, dimmi, ma che è successo? Interrompiamo per un attimo la trasmissione. È arrivato in questo momento un comunicato ANSA. Il noto re della sceneggiata napoletana, Mario Merola, è stato colto da malore. Dai, forza Mario, tutta Napoli è con te. Presto, rianimazione. Papà. Vi prego, dobbiamo andare. Papà. Gigi. Ti voglio bene. Stasera da Giari c'era una cosa. A tanto tempo da volevo dire. Una palaggio fatta tutte cose, si m'arrabosa, non la fa soffrire. Mettela sempre in una canzone, come per 50 anni ci ho fatti, e quando incontra chi ne parla mai, canta la sua canzone. Si overa ma drumette basti qua per anni e 50 anni a fai cantare. Oh, senza te per me scenavo soltanto tu da sai di me. Vado per fatica mai lontano, una cartolina presa di a portare, serve specialmente in canottare, quando ti sienti sola e vuoi tornare, fanno da sole tutte sti congi, perché nessuno mai da me la spava d'assai una cartolina quando in da nebbia forza era cantata. Se overa mi promette fasti cose una di 50 anni a fai cantare. Stanno migrando a trasportare
scordare. Una cartolina presa di aiutare. Niente di quel corpo buono, papà. Ma figlio mio, ma c'è tanto, c'è tanto. C'è tanto.